lì aveva i gruppi più accoglito, adesso tutto mi si è votato contro, già nell'altra vita, quello si è dimenticato, ok, perfetto. Allora, sì, cosa... Senti, ma adesso qual è la battuta per partire? In Grecia, aspetta che ti dico, scusami, non te l'avevo detto, che è una battuta che... La storia di Medea, prima di Euripide, era un'altra. Si parla moltissimo del viaggio di Giasone in Colchide, l'arrivo in questa terra, si parla della loro venuta via, ma non si parla dell'uccisione dei figli. In una di queste storie è proprio raccontato che sono i corinzi, cioè il mondo greco, che uccide i figli di Medea, considerandola una barbara, e lei diventa un capro espiatorio. Il romanzo della Wolf, Medea, in cui parla di questi personaggi, ognuno dal suo punto di vista narra la storia, quindi c'è Medea, Giasone e tutti gli altri personaggi, e il finale è esattamente questo, il finale in cui sentiamo la folla che si avventa contro questi bimbi e li uccide. Era della Germania dell'Est, quindi per lei viaggiare era difficilissimo, però andò in Grecia e stette lì quasi un anno per studiare, per capire, e alla fine ne venne a capo, insomma scoprì che Euripide aveva fatto una sorta di maquillage. Non voleva far passare i corinzi come omicidi e quindi addossa la colpa della morte dei bambini a Medea, creando però così un personaggio unico. Pasolini è quello che in assoluto ha centrato di più il tema di Medea. Parlo il tema euripideo, nel senso quello che Euripide ci racconta. Pasolini nel suo film con la Callas, il protagonista, ha mostrato molto fieramente, molto bene, tutto il mondo arcaico di Medea. Nel momento in cui Medea ne viene estirpata, viene portata via, e ha a che fare con un mondo completamente invece razionale, che è quello dei greci, si sfascia la sua coerenza. È un mondo in cui il rito, per esempio, del sacrificio è ammesso, riconosciuto come atto che permette di diventare altro, di unirsi a un'altra grandissima forza. È sola, evitata come fosse appunto un animale selvatico. E quindi abbiamo preso Euripide e alcuni brani di un testo di un grande autore tedesco degli anni, insomma, che negli anni 90 ha scritto questa Medea, Heiner Müller, quindi è il primissimo e uno degli ultimi, se non l'ultimo, patchwork, no? Cioè di mettere insieme dei pezzi della nostra cultura, dei nostri ricordi, dei brandelli della nostra conoscenza, cosa conosciamo di Medea e tutto quello, mettiamo tutto insieme e creiamo un personaggio altro. C'è una frase di Flaubert in cui dice: Medea siamo noi. La sua estraneità ci appartiene. Questo suo mondo lontano, incomprensibile, è dentro di noi. Ma tanto di più oggi, che siamo di fronte a questi temi così scottanti e forti dell'accettazione di altri. Se è Medea che uccide i propri figli, in realtà è la realtà in cui lei è arrivata, che le ha costretto ad uccidere i figli. Quindi, in qualche maniera, è il luogo in cui è arrivato che le ha ucciso i figli. Non sarebbe mai successo in un luogo in cui lei fosse stata accolta.